benvenuti all'appuntamento con la prima gara di questo girone di UEFA Champions League. E c'è un grande entusiasmo sugli spalti al momento dell'ingresso in campo delle due squadre. Tutti i giocatori sono concentrati, attenti, con in sottofondo un inno che evoca ricordi importanti e che ci ha regalato alcune delle più forti emozioni di questo sport. E dunque, calcio d'inizio. Cristante. Pastore. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Colpisce! E il portiere dice di no. Prova a verticalizzare. C'è la palla lunga in avanti. Herrera. Prova a tirare. Aveva spazio davanti alla porta. Grande occasione fallita. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Manolas, Juan Jesus, Karsdorp, Perotti, Pastore, ha spazio sulla fascia. Prova la conclusione, grande occasione, ci prova di nuovo, allontana il pallone. Botta, bel tiro, sono andati vicini al gol. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Istante. La Roma cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Prova la giocata di Fino. La butta in mezzo, ci mette la testa. E c'è il gol della Roma. E arriva così il gol del vantaggio. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Si riparte dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari.
Herrera. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Filtra la palla in profondità. E trova bene il compagno. Lorenzi. Pastore. Cristante. Provano a ripartire da dietro. Pastore. La Roma gioca bene, tiene il possesso del pallone ed è avanti nel conto delle reti. Ci prova. Il portiere si oppone. Lungo passaggio in avanti. Sulla fascia, in profondità. Può cercare il taglio in mezzo. E passa! Conclusione! Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata di spinto questa. Sceglie di battere corto. Va al tiro! Dzeko. Arriva Pastore. Pastore allarga il gioco a destra. Si libera la grande. Cerca il numero. Può crossare. Cristante. A tentare la conclusione. Herrera. Tocco preciso. Non c'era nessun compagno smarcato. Cerca un compagno. La mette sulla sinistra. Perotti prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cristante non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Adrian, possibilità di tiro. Juan Jesus prova la verticalizzazione. Cristante non impensierisce la difesa. Cristante la gioca in profondità sulla destra. Cristante prova la fondo sulla destra. Arriva Pastore. Passaggio sulla destra. Mette in mezzo il traversone. La butta via e fa respirare la difesa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. La Roma deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contro. Ottiene un buon calcio di punizione. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Cristante.
trova il compagno. Il pallone arriva a Dzeko. Florenzi. Pastore. L'appoggio sulla fascia. Kolarov. Prova ad andare via con eleganza. Deve buttare dentro un cross. Ottimo dribbling. Cristante. Ottima giocata. Può concludere. Decide di sfruttare la fascia. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi da lì. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Qui mi sembra un po' lontano. Forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Pallone sulla traversa. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Palla sulla traversa. Ha sbagliato di nulla. Chissà che rabbia. La tua opinione su quanto visto finora, Luca? Il vantaggio adesso permette alla squadra di gestire la partita, ma è un vantaggio troppo esiguo per pensare di far trascorrere i minuti che rimangono fino al 90° e basta. La squadra deve comunque cercare di riproporsi e cercare il secondo gol se può. Dzeko! Peccato, perché si era venuta a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Riesce a cavarsela in questa occasione. Cristante. Karsdorp oggi è autore di un assist. Occhio al tiro. Ottima parata del portiere. È stata una grande parata. Non era facile, il tiro era davvero potente. Può colpire. Tiro davvero da dimenticare. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Decidono di giocarla all'indietro. Kolarov. Dzeko riceve la palla. Perotti! Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Herrera. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Giocata nello spazio. Pronto al tiro. Supera la linea. Gol. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro.
perfetto a parità dunque. Il Porto ora ha l'inerzia della partita a suo favore. Può provare a vincerla. Perotti. Cristante. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Numero! Pallone rasoterra in area. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. La Roma non può permettersi un'azione ragionata. Il direttore di gara potrebbe fischiare da un momento all'altro. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Allontana il pericolo. Prova a verticalizzare. E l'arbitro dice che può bastare. C'è un po' di delusione per la verità. Volevano assolutamente i tre punti. È arrivato appena un pareggio. Vedremo quello che succederà nella prossima gara. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara?